E siamo tutti gente di Quajin che parla e ci qui con una puntata di Kirby Doppio Attacco. Nell'ultima puntata abbiamo fatto il mondo 2, completando al 100%, e siamo qui per fare il mondo 3 o livello 3, come più sia. Ok, va bene. Nuvole neve. Ok, livello siamo così, va bene, originalità. Ah, ok, si stava nascondendo, più. Non capivo cos'era all'inizio. Questi cosi sono odiosi. È anche difficile prendere, ma sembra che stia succedendo qualcosa lì in cielo, sbaglio. C'è roba. Oppure sono solo nemici messi in aria per dire, ehi, non venire qua, fallo da sotto il livello. C'è qualcosa però magari? No. I livelli stesi in verticale mi danno un po' fastidio. Sei un bastinchio. Fammi entrare, grazie. Casse, strano non averne ancora incontrate. Credo che ci voleva l'abilità laser, vero? Vedo un sacco di cose diagonali. Se... Ah, giusto, sei sul terreno, quindi non mi fai danno. Genio. Non conta, ok. Tutto questo per questo coso, non lo voglio, grazie. Ah, ok, questo ha più valore, sì. Ok, ho unito uno di quei cosi per le vite, così. C'è già la porta, una. Tutto il resto dello spazio? Però qual è che la porta si sarebbero aspettate? Perché qui ho dovuto usare il laser. Ti dicono, ah bravo, hai usato il laser, quindi hai scovato la porta segreta. Oppure questa che era più lontana. Amen. Beh, dovrebbero essere porte in cui si ci può ritornare dentro, vero? Speriamo. Non sto usando i salvataggi, però. Ah, forse quella è l'uscita. Ok. Ma chi se ne frega. Anzi, usiamo sta stupida ciliegia. Ah, è volato via. Sono stupido, ogni volta ci ragiono sempre, ma in realtà non so. E comunque ho perso una porta, dannazione. Mi sembrava più quello un extra, però cassa non c'era, quindi. Dannazione. E questo? Ah, è vero, fuoco distrugge i blocchi, quindi sì, stupido io. E non respawna, no. O meglio, se effettivamente è rimasta così la cosa. Però non vuole respawnare, vero? L'altezza è rimasta sempre la stessa, non... Dannazione! E c'è una cassa lì, no, no, no! No! Che pizza. Dai, rispawnano tutti tranne lui. Ti prego, respawna. Vabbè, abbiamo già provato, non si può fare un cavolo. Dannazione. Cassa persa. Ah, wow, davvero.
Sarebbe stato anche semplice. Ok, colore e puzzle, va bene. E ci ritorniamo un attimo dentro, che dire, in pochi istanti. Wow, si possono davvero speedrunnare con una bellezza. Oh, il laser ammazza tutti. Sembra debole. E te? Non ho provato con lei. Perché? Perché esiste sta cosa? Proviamo a entrare qua dentro? Ti prego non farmi rifare il livello. Sì, sono nella stessa zona, ma l'ho saltato quella parte lì. Vabbè. Almeno sappiamo che non c'erano tesori. Ora. Possiamo anche non dare ascolto a Spinny. Anzi, lasciamo al topolino il tesoro. Così non spawna neanche. Non che servisse. Vediamo cosa ci siamo persi. Ah, giusto. Io infatti l'altra volta ho confuso i coloranti con un'altra cosa. Vediamo se me lo fa. Io qua sotto ho l'inventario con tutta la roba che ho. Pergamene. Lì si dovrebbe vedere, no? Posso fare qualcosa? Non posso selezionarle però. Guarda le abilità acquistate. Insomma, comunque, queste pergamene effettivamente danno abilità in più agli oggetti. E a quanto pare ce n'è una per abilità UFO che non pensavo esistesse in questo gioco. Pensavo l'avessero tolto da qua. Qua ci sono i cuori. Insomma, poi ci sono effettivamente le statue per i boss. E i coloranti. Che effettivamente non ho mai provato a cambiare colore per dire. Così. Cani rompiscatole. Livello 2, acqua. Ah, giusto, però effettivamente i ghiacci aiutano l'acqua. Sono un genio. Grazie, sei proprio un genio, amico. Farei così tutto il tempo, vero? Quando spawni, effettivamente. Ah, oh, è irrecuperabile, perfetto. Ah, te non esplodi? Ok. Perché effettivamente c'è un blocco di erba messo così? Vabbè. Ok, non posso fare niente qua con la ghiaccio, purtroppo. Voglio. Credo di sì. Ti prego dimmi che no. È una dead zone. Una vita. Ah, ok. Non ci voleva molto per questo in realtà.
Voglio cambiare? Qua si direbbe mini boss. Sei te? Davvero? Ci sei anche in questo gioco? Beh, so che c'hai effettivamente l'abilità che dai, però non pensavo del cerite. Mi sembrava che il boss fosse cambiato per esse. Quindi sì, avrei dovuto cambiare palesemente. L'abilità... la cosa migliore dell'abilità magia? Finalmente ha un moveset. Ha effettivamente un moveset questa cosa. E molte mosse effettivamente. Ma credo che B verso l'alto sia la mossa migliore. Ha un bel raggio. Au. Wow, ok, si può spammare questo e basta, va bene. Sì, infatti mi sa che è fatto apposta per questo. Non so, è solo un'impressione, però. Altri forzieri? Sì. Non mi sembra che proprio... Cioè, ne ho preso solamente uno finora. E effettivamente non ho spazio, quindi mi sa che devo affrontarlo, maledetto. Te ne puoi andare, grazie. Va bene. Ciao. Non so se due forzieri è il numero esatto. Quando di solito quando c'è un forziere grande ci sono due piccoli. Speriamo bene. Stella. Le stelle devo ancora capire cosa fanno. Oh, tutti. Ok, ho preso tutti i forzieri lì. Va bene. Actually, adesso che effettivamente ha moveset e l'abilità magia, è effettivamente divertente da usare. Qua ci sarà qualcosa? Ah, ti sei incavolato un po' in ritardo. I riflessi. Lì in mezzo a tutta quell'aria non c'è nulla, vero? Non devo pensare così, è un gioco di Kirby, non ti nascondo le cose così in maniera così cattiva. Ok, parasole, eh? Non vuole dare via così tanto facilmente l'abilità, quindi... Quindi prendiamo l'abilità parasole e forse... dai. Sì, sarà un casino farlo senza abilità parasole, però... E oltre a te c'è altro? Ecco qui. Ok, ho preso tutte le colonne, perfetto. E non attraverso i muri, peccato. Le carte, sapete? Sì, le carte lo fanno. Ok, bellissima, è una multiabilità questa di per sé. Chi se ne frega però. Ciao. Oh no, addio, abilità. Lì c'è un Golden Model D che probabilmente lo scopo è sempre non farlo ammazzare, vero? Ma dai! Non è colpa mia! Non avevo l'abilità al momento giusto, che cavolo! Ah! Avevano dato la cassa quello, quindi sì, devo ritornare qui, che bello. Immagino ci sia una cassa bianca a momenti, vero?
Mi sa che l'abilità che ho preso con l'abilità lama è di comandarla. Sì. Ah, quindi effettivamente... Figo. Un buon modo per farlo. Bene. Chi scompare? Lui? Ok. Oh, credo che la cosa più fastidiosa sarà solamente quel topo. Ok. Ciao. E ora devo vedere cosa fare con quel Waddle Dee dorato. Pezzo di medaglione, ok. Attenzione. Prendiamolo, tanto sappiamo che ce ne sono altri abilità tra poco. Lama. Ringraziamo la hitbox fantastica, per fortuna. Speriamo. Ok, mi ero mangiandola mi dà la cassa, ok. Avevo paura in diverso modo. Fottiti. Tanto non devo prendere la cassa grande, quindi io al suo posto c'è un coso sparato, ok. Cassa recuperata. E un pezzo di mappa questo, ok. Livello 4. Abilità bolla? Ok. Danno una cosa inutile. Io pensavo che i nemici che di solito non danno abilità dassero cibo quando li metti in bolla. Vabbè. Forse quelli grandi? No. No, 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 giusto, giusto. È forse più pericoloso. Che cacchio è? Scusa? Non dovevo andare là sotto per qualche motivo. Cavoli. Potrei essermi perso qualcosa e qua voglio una vita fuoco. Ok. Spero di non essermi perso già una cassa. Almeno è evidente dove sono se le perdi. Ma questa parte mi ricorda un sacco il Grey Cave Offensive di Superstar. Oh no. Se ho bisogno di te lo saprò, perché tanto ce l'ho nello stomaco un'abilità acciaio. C'è altro qua sotto? No. Qua lì. E già. Se avessi potuto inventare un vuoto probabilmente sarebbero entrati dentro di me quelli. Giusto, con l'abilità fuoco posso rompere praticamente tutto. Per qualche motivo. Tutto un po' nascosto, non mi piace. Eh.
Abilità UFO. Ok. Non male. Vieni qua, abilità UFO. Forse è così che adesso la si può trovare. Però niente cassa. Mi sarei aspettato più la cassa. Quindi mi sa che era lì sotto. Qua sotto per caso? E muovi. Forse c'è un modo per scendere lì. Da questa parte. Sbaglio sempre, devo prima premere B e poi scendere. Ok. Non ci credo che effettivamente sta funzionando. Però rischio anche di ammazzarmi. Secret. Se no, perché è aperto qui? Perché? Dai, su, sembrava troppo opposto. Era forse un po' troppo elaborato, quindi magari è un nascondiglio scartato per una cassa. Credo che quindi la cassa che ci manca è effettivamente dove c'era il vento e si è rotto qualcosa, no? Qualcosa vi ha attivato il vento e vabbè. È figo effettivamente con quella meccanica di poter soffiare via le nuvole col fuoco. È carino. Non mi serve tanto qui. Quella è la cassa. Quindi potrei non aver perso nulla. Grazie. Ho scoperto tutto lì, vero? Ti odio. Non è che posso rientrare in una zona... No, eh. Ah! Magari... Sì, ok, già fallito il piano, però... mi ha sbattuto indietro. Dannazione! Che pizza! Spinny! Da un lato vorrei che se fosse rimasta l'abilità meteora, così non potevo sbagliare l'attacco. E levati dai marroni. Perché non hai fatto questo stupido attacco qui? Vabbè, stiamo affrontando lei, che dire. Ha poca vita, si direbbe. Au. Per favore, vieni qua sopra così non posso creparci. Scendi qua sotto. Non credo di un'abilità, quindi... Grazie. Sì. Ok. Adesso sto mancando però un forziere per ogni livello, non va bene. E
c'è anche extra, quindi vabbè, faccio un attimo taglio per questo, era un po' lungo il livello. Cassa recuperata, di per sé l'unica cosa che devo fare è rompere prima l'altra bomba e poi quella dopo che ho aperto per prima l'altra volta. Ma no, vabbè. Una nuova abilità. Nuova abilità memorizzata, rotolo super K. Ok, per il super K va bene. Livello extra prima. Quindi immagino che qua ci sia un altro cuore. Forse, probabilmente. Se ho capito bene come funziona. Beh, ci tisano già. E per caso nascosta da qualche parte, vogliono dirci? Insomma, la porta. No, dicevo, le crepe sugli alberi, magari quello che volevo dire, però in realtà è pieno di crepe, me ne sono accorto ora. No, io ho visto che era di là, quindi... Boh, forse è un tranello. Immagino qua sotto da qualche parte. Anche perché tra l'altro quando c'è uno di quelli lì spawna anche uno dei topi, quindi... No, non è così che posso rompere così. Devo scendere, poi faccio così, ok. Però dov'è che rompo? Ah, ok, la bomba. Che cosa succederà? Dove compare? Ciao Spinny. Niente rancore, please. Dove entro? Ci sono più porte. Beh, qui se ho l'abilità fuoco. Ah, scherzavo, non posso entrare qui. Ciao Spinny. Vuole ancora la sua vendetta. Si toppi quelle bombe, sono il lato peggiore. Ah, tra l'altro si danneggia anche lei dalle spine. C'era solo una cassa? C'erano un sacco di entrate! Ma dubito che ci sia solo una cassa. Cioè, non è che avessi molta altra scelta, forse devo tornare indietro e basta. Una parte di cuore, ok. Infatti. Me lo indica sotto, effettivamente ce ne sono tre di forzieri, ok. Abbiamo preso più importante, quello che dipende dalla banda di topi, diciamo. D'altra parte c'era una porta però, eh. Prima volta che è un po' dispersiva la cosa. Per una one-up. Ah, ok, dicevo cosa. Ora dov'è che vorrei andare? Qua sotto forse? Cioè qua sopra vuol dire. Sì, qua c'è un forziere. Ok. Non voglio rompere la piattaforma, vero? Forse quella piattaforma si rompe appena tocca a terra. Ok. Va bene, ci sta. Qua è finita? Non c'è altro? Sì, infatti.
quelli più ampi. E quindi c'erano un sacco di strade, ma in realtà solamente una ti porta. Se ho perso una cassa, perché mi manca l'abilità fuoco. Ah, aspetta, ho preso un coso per no. Che cosa fa questo? B, B. Entrambe le mosse sono B, però. Ok. Quindi immagino che l'unica porta che è rimasta è questa parte, a questo punto. Tecnicamente sarebbe il tranello, tipo, ah, hai sbagliato. Là c'è il coso, quindi devo andare qua, no? Sì, 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 ok. Bene, devo sbarazzarmi di qualcosa. Ciao. Ho tutto adesso. Ciao. Vediamo quanto è inutile sta zona senza senza spinni. Riesco comunque a farmi male, questo certo. E voilà. Non ho fatto un taglio per questa perché di per sé non mi ha sparato niente di livello prima, quindi pezzo di puzzle e coso. Ok, extra fatto, livello 5. Se non sbaglio, sì, posso fare questo, ma posso salirci sopra, vero? Bello, mi piace che mi faccia ascoltare le nuvole. Il background ha anche un effetto molto fa molta illusione, però vabbè. Cioè, mi sembra di andare anche un po' a destra, non so neanche dirlo se sto andando a destra o no con questo background. Ciao, però i forzieri? Non ho visto quanti forzieri ce ne sono, eccone uno. Dove cavolo vai? Come ti prendevo, scusa? Non facendo schifo, questo è ovvio, però... Vabbè, tecnicamente è già uno, quindi mi sa che ce n'è solamente uno di forziere. O sbaglio? Sì, ce n'è solamente uno. E in qualche modo si prenderà, no? Tra l'altro il prossimo non è un boss, ma è un punto interrogativo. Cassamomenti. Sicuro che ci sia spazio effettivamente. È volare che mi frega, questo sì. Come? Taglio. Ok. Divertente che ci sono riuscito con l'abilità Fall K, ma più che altro perché non lo sono neanche andato a cercare. Ho letteralmente unito due abilità che avevo lo stomaco e mi è apparso questo, quindi... Ok. L'ho rifatto un paio di volte, ma con i salvataggi, quindi... Insomma. Mi stupisce che non sia un forziere grande. E cos'è per... Un'abilità memorizzata, rotolo, tornado. Ok, tornado. Punto interrogativo, che è un boss e c'è un forziere, va bene.
Cosa mi consiglia? Credo di sapere chi c'è qua effettivamente. È un boss che c'è in quasi tutti i Kirby. Ora cosa voglio? Fuoco è utile per quando si fa l'abilità meteora tecnicamente. Però non tanto per questo. Anche Falcappa non è male. Se non sbaglio il boss droppa Falcappa. Non so se in questo gioco no. Ho detto Falcappa, vabbè. Super K, non so perché ho detto Falcappa, vabbè. E vabbè, tanto li posso mettere da parte, ho tornato da parte, vediamo se mi servirà. Ma di Craco, più o meno. Ora deve essere in alto, effettivamente. Vai, usa la tua abilità, Kirby. Ecco, infatti, li droppa. Non mi sta colpendo a me. Questo è un lato positivo. Fermo. Tra l'altro ho un'abilità con Super K, quindi qualcosa farà in più, no? Forse. E invece no, era lui. Figo, no? Che almeno stavolta a Krako hanno dato. A questo falso Krako hanno dato un po' di storia sotto, diciamo. Au! Grazie. Vabbè, è stato semplice, quindi è durato. Forse quel tornado è meglio, ma allo stesso tempo direi anche di no, perché il tornado è un po' incontrollabile, forse anche in questo gioco. E. Ok. E se non mi ridà la piattaforma, io sono bloccato qui. Grazie. Dunque, sono io che non lo sto praticamente colpendo, però. Forse. Rischio di perderlo, ma. Buondì. La sono tenuta da parte. Vediamo se possiamo farci qualcosa effettivamente. No. Sembra un po' più nerfato da. È molto lenta la cosa. Non posso neanche voltare. No, no, era un guado duro, dicevo. Se non sbaglio, se usi l'abilità UFO, quando finisci il livello è finita per esso. Quindi non è che ci debba tenere a salvarlo tanto. Ok, dovremmo aver fatto? Sì. E Doc è stato sconfitto. Trofeo, ok. Ah, ce l'ho ancora? Va bene, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Ok, va bene, comunque abbiamo finito il livello 3 e noi ci vediamo alla prossima, quindi quasi che è tutto, noi ci vediamo alla prossima e vediamo tutti quanti. Ciao ciao!